E rieccoci pronti per il match 3 di giornata. Ricordiamo che ad ogni playday di questa Amazon University Esports corrispondono 4 scontri. E dunque, Satoms contro Giuranda. Siamo già nel vivo dell'azione. Dobbiamo rimandare ad un secondo momento le analisi delle serie perché ci comunica che sono già impartite, ragazzi. Ma vediamo nella parte bassa dello schermo: Giuranda, il campione in carica della prima edizione, riqualificatosi per la seconda. Non invitato, signori, si è riqualificato, è sceso di nuovo in campo, si è messo di nuovo in gioco e ha ottenuto uno degli 8 prestigiosi slot per questo campionato, che è la seconda edizione, contro Xathoms, parte alta dello schermo che schiera. Aiutami Soul, che qua il Discord con le informazioni riguardo al play day volano. Immagino sia il 3 Shekarim, Isole Ombra, Ionia, quindi una lista analoga che Yes, abbiamo già ok. visto di oggi. Abbiamo dalla parte di Xathos, vi taglio IBAN, ve la faccio veloce, ragazzi. Non c'è Zombianivi abbannato da parte di Xatoms e quindi porterà 3 Shekarim e Ezreal Swain. Dal lato di Ok. Giuranda invece gli è stato bannato lo Scout Deck e porterà Diana Nocturne e Draven Jinx. Quindi due aggro Ancora dalla parte di aggro. Giuranda molto veloci. Dalla parte di Xatoms due mazzi tendenzialmente midrange, quindi un 3 Shekarim e un Ezreal Swain. Noto un leggero edge per Xatoms, ma vedremo come andrà avanti la partita perché qui al momento Giuranda sta menando. Questo doveva essere già ad esempio un match in cui Xatoms doveva, poteva contenere l'early game un po' meglio con delle buone aperture, che sono assolutamente in forza al suo mazzo, ma non vediamo nessuna AOE per contenere questo sviluppo di board di Giuranda e non vediamo piccoli pezzi a fungere, come abbiamo già detto, da sacco di carne proprio da frapporre tra l'avversario e il proprio Nexus. Giuranda che può anche affondare il colpo con un già molto buono crowd favorite di quarto. Eh sì, qua questo crowd favorite, peraltro, non è stato coadiuvato da il Poro Cannon, quindi dalla possibilità di avere altri piccoli esserini a dare più uno al beniamino di cui si arma questo mazzo. Però, ciò non toglie che non deve essere calato necessariamente ora, potrebbe arrivare al prossimo turno. Bancare 3 mana per il mazzo di Giuranda è comunque accettabile, perché ricordiamo che si arma di uno degli spari migliori in assoluto di questo gioco, quale il che emozione. Ti richiede sì di scartare una carta, ma 3 mana per 3 danni a velocità veloce sono molto forti. Ovviamente c'ha il drawback di dover scartare una carta, ma sappiamo che scartare una carta per questo mazzo non è quasi un drawback molte volte, e quando lo è non è assolutamente così pesante. Vediamo la giocata di scarto della Urchin, dell'Orfanella Zaunita, per andare a mettere in campo così 1-1, che appunto andranno a potenziare le statistiche del beniamino della folla, immagino già a partire dal prossimo turno. Qua potrebbe addirittura andare per l'allestimento board con tutti gli slot occupati meno quello destinato al crowd favorite sul prossimo turno, no? Perché potrebbe giocare ancora un Poro Cannon, usare un bloccante anche perché no, solo per tankare del danno, non che gli sia richiesto, e andare poi a giocare il crowd favorite maxato, quindi 7-6 overwhelm. Già, e penso sia una linea molto interessante. È presente nella mano di Xatoms una vendetta, però il fatto di forzare una vendetta immediatamente, così proprio di turno 5 sul beniamino della folla, è sì worth dalla parte di Xatoms perché deve rispondere, ma potrebbe non avere poi le risposte per una Jinx, che sappiamo essere la ripartenza, al momento non presente nella mano di Giuranda, ma che potrebbe venire pescata forte anche di quell'Experimenter che di punto in bianco potrebbe andare a fargli pescare 3 carte e far ripartire tutto il mazzo nei turni successivi. La partita non è decisamente ancora scelta. Xatoms è basso di vita, ma il suo mazzo sembra armarsi di cure. Vediamo una presa dell'immortale, vediamo Hecarim, vediamo Ravvivatore. Quindi tutto il potenziale per ripartire e portarsela a casa. Un top deck, peraltro, della seconda vendetta, immagino porti alla giocata Pesantina. Sì, obbligata su quel 7-6 a questo punto. Esatto. e qua gli va ancora bene perché la prima vendetta ha un buon target in quel crowd favorite, però pensate alla disparità di mana. Giuranda ha giocato 4 mana per questa iniziativa, ne ha richiesti 7 a Xathoms per rispondere, e la seconda Vengeance è decisamente di troppo, perché il massimo della minaccia su single target che adesso può esprimere Giuranda è una Jinx, che però non è presente, e può quindi lavorare molto con la presenza di questi Poro elusivi che pian piano scalfiranno turno per turno il Nexus fino a portarlo in range di Lethal.
Assolutamente, e ricordiamo che non sei mai safe contro il discard aggro, si arma di moltissimi spari, che emozione è una carta che viene reiterata infinite volte dai mazzi discard aggro, perché c'è sempre la possibilità di giocare Jinx e avere le successive copie di Jinx nella tua mano che possono diventare di che emozione a loro volta. Qui attenzione, la situazione per Giuranda è difficile, deve fare una scelta, non vuole utilizzare immediatamente Experimenter perché ha una mano forte, sviluppabile, con del potenziale, ma allo stesso tempo deve gestire quell'Hecarim perché altrimenti sono veramente troppi danni. Non è semplice, non vorrei essere al suo posto qua. Potrebbe addirittura pensare di fare un rovistare, però in quel caso rischierebbe di pescare Jinx e quindi dover fare una giocata diversa, non scartare. È molto difficile discardarlo in questo spot. Questo è il momento dove discardarlo si trova a decidere e quello che lo rende, secondo me, uno dei mazzi aggressivi più skillati di questo gioco, che mi ha fatto anche comunque appassionare a questo mazzo, specialmente durante le qualifiche per l'Europeo, dove l'ho giocato veramente molto. Qui non è per niente facile, qui hai aiuto. È tosta. Io sto pensando al che emozione che scarta il piccoletto, l'arrangiamento per avere il blocco, che credo sia sufficiente a sopravvivere alla fase di combat. E addirittura che emozione credo se lo si possa destinare alla faccia, al Nexus, se non ho fatto male i conti. Diversa la linea intrapresa da Giuranda, che non potrà schierare già questo turno il proprio Augmented Experimenter, quindi posticipata l'importante soluzione che cicla tre carte dalla mano di Giuranda, che in questo momento non ha tutte carte esattamente spendibili. Può pensare al Get Excited su target per sminuire i danni, ma tenete sempre in considerazione che il mazzo di Giuranda deve giocare con i punti vita nella misura in cui va molto basso per assicurarsi di aver tenuto i pezzi per attaccare. È un po' un gioco pericoloso e spesso ci si trova sul filo del rasoio, ma è questo che fa vincere tante tante partite a un buon giocatore di aggro. Il non perdere i pezzi solo per precauzione, usandoli come blocchi, ma mantenendoli per un open attack gestito da te, dove puoi fare buon uso di tutte le tue spell veloci o addirittura burst e rappresenti il danno letale. Assolutamente, e qui in effetti giusta la linea di Giuranda anche secondo me di far passare i danni e di giocarsela tutto per tutto oramai perché si trova contro un Oxatoms che ha comunque giocato pezzi veramente forti a partire dal turno 4 in avanti, ha risposto su board in maniera veramente egregia e secondo me se Giuranda si fosse perso a rimuovere pezzi, a resistere alle aggressioni, sarebbe entrato in un tunnel in cui non avrebbe mai trovato, diciamo, né capo né coda nelle sue giocate, non sarebbe mai riuscito a vincere. Il solito discorso che ribadiamo ogni singola volta con le parole di Wolcott che mi piacciono molto, del cercare di super perdere per non perdere al 100%. Lavorare sempre sulla propria win condition è una cosa fondamentale con ogni tipo di mazzo. È una cosa spesso che si vede quando si gioca control, ma anche con gli aggro, il principio è lo stesso. Se fai una giocata che non ti porta a avvicinarti alla tua win condition, ma solamente a sopravvivere e ad andare avanti lungo la win condition dell'avversario, molto probabilmente stai andando a sbattere inesorabilmente contro un muro. Ci sbatterai solo qualche chilometro più in là, ma la tua fine è già segnata. Invece, magari, conducendo una linea più greedy come questa, dove dici va bene, vado a 2 di vita, sai, non me ne frega niente, tanto il tuo mazzo non ha danni diretti. Il prossimo turno sono morto, ma non mi interessa. Io o la finisco adesso o non la finisco mai più. E probabilmente quella scelta giusta che ti dà, magari nell'1, nel 2% dei casi, ma una possibilità che comunque è realistica di vincere per un mazzo del genere. Importantissimo l'esito di questo triplo ciclo per Giuranda, che non va da nessuna parte. Però Sono attenzione, quattro c'è danni. la visione. La vision, oh, ce l'ha il mana per la vision. A cosa stavo pensando? Va e come da qualche parte e va a rappresentare proprio 8 danni grazie ai 4 poro. Come non ho visto questa vision? È vero che dall'altra parte c'è il pronto grasp, però era effettivamente un'ottima pescata quella della vision per Giuranda, che rappresenta appunto 8 danni 4-3, che viene bloccato facilmente dall'1-1. Sarà un altro round quello che vedremo grazie alla grasp in forza Xathoms, ma fa sempre più fatica a riprendere iniziativa. C'è Hecarim che fa danno overwhelm, potrebbe già rappresentare una lethal al prossimo turno. Però passano comunque 6 danni, rimane a 5 punti vita, pertanto Xathoms Penso se non la porti basta un a solo casa. top deck, non basta un solo top deck, no. Già.
Non basta, non basta. Quindi mi sa che Giuranda si trova a perdere la prima partita. L'ha giocata bene. Qua la tentazione di giocare un altro pezzo è tanta, ma la verità è che avrebbe cambiato il top deck. Perché ricordiamo che Super Fan di Draven va a mettere in cima al deck, al tuo deck, appunto, un Draven. E quindi giocare in uno spot del genere dove vuoi pescare che emozione o Jinx non sarebbe servito. L'ha giocata bene Giuranda, comunque ha fatto del suo meglio fino Sì. all'ultimo. Chiaramente le carte sono girate meglio in mano a Xatom, senza ombra di dubbio, che qua se la porta a casa in mille modi diversi. Immagino dalla sua che voglia giocare la Wraith Caller. Oddio, perderebbe la combat di Hecarim. È Qui vivo però Giuranda però. è vivo Giuranda però. Vedrà l'alba di un nuovo round in cui potrà provare a mettere a segno la Lethal. Assolutamente. Non è assolutamente una roba da poco. Qua, peraltro, oltre al velo, gli farà pescare altre carte e potrebbe portare Xatom ad avere le risposte per un turno di Giuranda che, qualora pescasse dalla sua un altro che emozione. Ok, Xatom ha pescato negazione. Va bene, immagino che Giuranda ora voglia pescare Jinx. Non vuole giocare quel super fan di Draven. Ha senso, infatti se ne ravvede, non va a giocare il super fan. Però Super dall'altra parte fan di. arrivano bei blocchi, eh. Eh sì, arrivano dei bei blocchi. Super fan di Draven, peraltro, carta di cui io non sono assolutamente un super fan. Ti trovi veramente molto spesso in situazioni come questa. Ed è una cosa che a me, sinceramente, non piace così tanto. Sono d'accordo. Qua ha una buona dichiarazione di combat all'elusivo che va chiaramente a sfiancare, Giuranda. Ma dalla sua ha sempre comunque la doppia negazione. Sa che fin tanto che tiene 4 mana da parte, Xatom's non rischia che emozioni in faccia, e di conseguenza è in un ottimo spot per andare a garantire, non dico assicurarsi la vittoria oramai, ma ci sono veramente pochi out per Giuranda, immagino quasi zero. Fin tanto che Xatom's si tiene in mana e non fa un errore veramente molto grossolano, la partita è comunque finita a favore di Xatom's a questo punto. Già, può permettersi il lusso di una vengeance, ma fa bene Giuranda accettare il danno. A questo punto ha messo l'avversario in range di Get Excited dalla propria prospettiva, e quindi è contento così, non va a rinforzare con un'ascia, dando l'opportunità a Xatom's nuovamente di dichiarare una carta, una risposta, che sarebbe stata sicuramente il vengeance sul 2-1. Arriva la resa di Giuranda, che si accorge di essere stato completamente murato da Xatom's per il primo punto, proprio a Xatom's. Non una seconda edizione dell'Amazon University particolarmente fortunata per Giuranda. Già, decisamente no. Comunque sia, non ci sono stati errori grossi dalla sua. Ha avuto quella decisione difficile, ha avuto quella giocata da fare, ha condotto la linea migliore, però ogni tanto il mazzo semplicemente non va e soprattutto il mazzo dell'avversario era preparato. La presa dell'immortale sul poro ha siglato praticamente la dipartita, la disfatta del mazzo di Skardago da parte di Giuranda. Ma siamo comunque a game 2 a questo punto e il match è tutt'altro che finito. La partita di prima è finita. Il match, tutt'altro. Vediamo una partenza questa volta molto buona, peraltro, la parte di Skardago di Giuranda. Molto buona, decisamente sì, ha lo swarm del board, quindi lo sciamare del board e ha la possibilità di giocarci una visione sopra. Naturalmente lo vuoi fare scartando carte, non pagando il costo di visione. Io ti dirò, sarei anche abbastanza propenso a tenere quella Zaunite perché fa proprio il lavoro di scartarmi la visione, non è dello stesso avviso Giuranda che la passa. Dall'altra parte stiamo vedendo invece l'Ezreal Swain di Xatom's, credo ci sia poca chance di fraintendere, visto che è l'unico mazzo che porta Swain, e non è una brutta apertura, ha persino la chance di giocare un Gotcha efficacissimo, arriva dalla cima e sarà subito ottimo per mitigare due danni della board di Giuranda. Penso che tu Dopodiché, voglia prenderlo. eh sì, tra l'altro lasci due pezzi sotto allo shock, che sono i due pezzi da uno di salute, veramente un early game molto buono per Xatom's, che non è senz'altro favorito nel matchup, però ha trovato le carte buone per giocarselo. Tra l'altro mi è arrivata una news dalla regia, adesso dal nulla la dico, già che siamo comunque in una fase di inizio della partita. Le liste sono in chiaro. Non sapevo questa cosa, non so se sia cambiata a metà il torneo, ne dubito in realtà, immagino fosse fin da subito così, c'è stata un po' di confusione, ma i giocatori bannano conoscendo nel dettaglio la lista dell'avversario, quindi niente carte a sorpresa, giocano conoscendo esattamente tutto quello che è presente nel deck dei loro avversari, e al momento nel deck di Xatom's c'è ben poco perché la sua mano ha tutto quello che gli serve per rispondere, santo cielo. La mano di Xatom's è fenomenale in questo momento, attenzione.
In effetti è proprio quel giochino del mettere le formine nel buco con la forma corrispondente in questo momento per Xatom. Sì, un po' mi prendo gioco alle volte di alcune partite dove Control può fare questo. Naturalmente devo fare sempre i conti con chi mi bullizza per la mia passione per agro e per il fatto che si giochino da soli e io rispondo con quest'altra controprovocazione. Comunque sì, pare essere decisamente quel tipo di game per Xatoms. Ad ogni presa di iniziativa di Giuranda corrisponde una facile rimozione da applicare per Xatoms. E occhio perché pian piano si sta arrivando pericolosamente al turno di Swain che può fare la contro race coi contro fiocchi perché ad ogni attacco che porta Swain evoluto corrisponde un AoE da 3 che libererebbe Xatoms dalla minaccia dei pezzi di Giuranda. Quindi veramente per ora è un early game che favorisce Xatoms tantissimo. Sì, decisamente. E qui appunto c'è la giocata di Swain. E anche prima di evolversi, Swain comunque fa la sua parte. Perché se il suo attacco passasse direttamente ai danni di Giuranda, il Nexus prenderebbe 3 danni in più. Ed è un accorciare della vita di Giuranda che non vuole permettersi ora. Anche perché ricordiamo, il Discard Aggro è un mazzo con tanto potenziale di ripartire. Certo, non gioca con i punti di vita del Nexus. Certo, non gioca a controllare la board. Ma se gli dai spazio, se gli dai quelli 2 turni in più, può rovesciare la situazione di colpo, può evolvere Jinx, può sviluppare un Experimenter. Quindi, comunque sia, quando i punti vita del Nexus vanno a zero, attenzione, la partita finisce e perdi. Quindi, secondo me, deve cercare di arginare quello Swain, e Giuranda lo sa. Infatti, immagino che la giocata di Rovistare per andare a scartare il fuochino qui è anche a favore del Beniamino della Folla che vada a bloccare Swain. Oppure, grande top deck, Zaunate into visione, anche quella è una possibilità, ma penso che avendo 2 Beniamino della Folla comunque opterà per il Beniamino della Folla a questo punto. Mi sente letteralmente Giuranda, mi sente, Giusto, è giusto, evidente. giusto. È evidente che mi stia ascoltando Giuranda, ha fatto i ragionamenti esattamente come me, è arrivato alla stessa conclusione, ma mi piace la scelta qui. Forse Xatoms non vuole dichiarare la combat, oppure la vuole comunque fare per abbassare gli HP di quel Beniamino della Folla e metterlo sotto shock, sotto possibile Ammira la Static forza. Shock, sotto possibile Stormo Famelico, e così è. Per l'appunto, mi piace la linea di gioco anche di Xatoms, che sa cosa sta facendo. Sì, gli HP di Giuranda sono importanti, ma la cosa più regolare, più preponderante a questo punto è ovviamente andare a risolvere andare a risolvere quel Beniamino della Folla. Però non sta facendo i conti Xatoms con un possibile Già, visione. già, con il combat trick che non ti aspetti, sarà pesantuccio, però effettivamente già il fatto di far giocare per 3 mana la Vision al discard aggro è una piccola vittoria di per sé, perché comunque con quel mana a sua disposizione Xatoms sarà riuscito nel 2x2, perché di fatto sarà Visione e Beniamino della Folla per... Ok, get excited. Allo stesso modo va a soddisfare il costo scartando la visione. Strano che non voglia bloccare il 2-2, è abbastanza gratuito. Nel Sì. senso, perdi un pezzo tu, ma stai anche negando un bloccante. Io di solito ragiono così. È giusto ragionare sempre in termini di voler dichiarare la combat più grossa possibile. Però questa mi sembrava un'istanza in cui poteva pensare al trade. È vero, perdi anche il segnalino sul crowd favorite. Esatto. Però non, diciamo che. Opinabile. Far perdere bloccante era una buona linea. Effettivamente qua siamo un po' nel range del gusto, delle linee possibili, tutte ugualmente valide. Allora, abbiamo quindi Giuranda che ha la possibilità di vedere prima di tutto il prodotto dello scarto pesco della Zaunite e poi può andare a decidere se fare il crowd favorite, cosa che probabilmente avverrà perché il tempo stringe e il Nexus di Xatoms è ancora in piedi. Non vogliamo arrivare in ultra late game con Xatoms che possa amministrare con tanti punti vita. Eh già, e Xatoms qua peraltro è una giocata parecchio obbligata, perché immagino debba giocare con lo Shock di Static e immagino debba giocare quello Stormo Famelico. E comunque, fatta questa giocata, ci sarebbe irrisolto il secondo Beniamino della Folla. Irrisolto perché vediamo certo nelle mani di Xatoms un raggio termogenico, ma quel raggio termogenico dà il meglio in questo spot solamente se Xatoms avesse giocato lo Stormo Famelico. Adesso Xatoms deve decidere. Gioca il raggio termogenico per uccidere il Beniamino della Folla 7-6, o
si tiene in mano per fare una giocata più sopraffina, più lineare, più sommando le carte che ha il colpo mistico, lo stormo famelico e lo shock di static. Non è facile, se No, invece no. ignora completamente quel beniamino della folla, sono 7 danni che vanno sul suo Nexus, che non sono per niente pochi. E peraltro vede nella mano di Giuranda una singola carta. Carta che potrebbe essere irrilevante, come effettivamente perché è un cannone poro, ma potrebbe essere un Experimenter, potrebbe essere una Jinx, potrebbe essere un sacco di tutte quelle ripartenze che ti fanno molta paura quando sei contro un discard aggro. Quindi deve giocarsela molto in maniera ponderata qua. Diciamo che la linea safe è pensare sempre al peggio contro aggro, perché è meglio dover fare i conti con un avversario che ha già espresso tutto e poi deve navigare per darsi altre soluzioni, che non aver tankato danni per niente sul Nexus e voler poi poter riavvolgere il tempo per fare delle cose, per fare giocate diverse. Insomma, tenersi il Nexus sano contro mazzi aggro è sempre una buona linea. È un po' quello che dicevo prima. Tendenzialmente sei ricompensato quando giochi in pilota automatico con l'intento di non fargli fare danno al tuo Nexus. E così sarà. Infatti va per la linea più safe in assoluto, l'ottimo Sathoms che è a rischio di match point. E dall'altra parte un Giuranda che non ha benzina, non ce l'avrà nemmeno ora. Però qua abbiamo comunque un top deck division che non dico sia la soluzione, ma sono comunque danni. Purtroppo deve scartare quella vision col cannone poro e non potrà andare a dare il potenziamento ai suoi Già. elusivi. Dal lato di Xatus invece c'è un top deck veramente intrigante, perché Ezreal che l'evoluzione non è così magari rilevante a questo punto, ma sicuramente è forte perché può essere un parante 2-4, tanto per incominciare. Quindi ha un buon body, resiste, può tankare i danni. E qualora il suo attacco passasse, va a generare un colpo mistico nella mano di Xatons. Quindi questo obbliga Giuranda a pararlo. La situazione è molto a favore di Xatons, secondo me, qui. Il suo Nexus è sì basso, ma a meno che Giuranda non sia fortunato e peschi una Jinx oppure un Experimenter, la situazione non si sblocca chiaramente, e anche Jinx in questo caso riceverebbe comunque un raggio termogenico di risposta immediata da parte di Giuranda. Qua fossi Xatoms, non esiterei a togliere quel 2-1 pericolosissimo. Esatto, perché sai che c'è un poro, sai che c'è un secondo poro che sta per arrivare e sai che il tuo Ezreal vorrà poterlo bloccare. Arriva quindi il turno del pass. L'annunciatore non basta per dichiarare una buona combat. Ora, questo turno sei ben contento di vedere Giuranda svuotare mano con l'annunciatore e di poter quindi proporre poi il tuo 8 mana 5-8, il tuo Leviathan, perché sai di poter matchare tutti e quanti i blocchi ed iniziare anzi a fare la contro race grazie ai 3 danni che partono sullo star del turno. In più hai schierato un 5-8 Overwhelm. Quindi finché non rivela Giuranda la propria carta, mi fa strano che Xatoms vada così con coraggio a giocare gli 8 mana che ha a disposizione per il turno, ma verrà ricompensato perché di fatto Giuranda ha pescato un po' a vuoto, addirittura il pass, e inizia la contro race con i controfiocchi, 5 mana per Swain e siamo a Swain City, A Swain siamo a City, Noxus City. esatto. Siamo probabilmente in un range in cui è molto pericolosa la mano di Xatoms, tra l'altro, perché quel Mystic Shot può andare diretto in faccia all'avversario oppure su uno dei suoi pezzi. E in quel caso Swain si attiva. Ricordiamo, l'interazione tra Swain e Ezreal quando sono entrambi evoluti è sensazionale. Ezreal mette dei danni diretti sul Nexus dell'avversario. Swain stunna i pezzi avversari più forti quando il Nexus avversario prende danno ogni singola volta, quindi ogni singola iterazione di Ezreal. Mi immagino qua partire sia un colpo mistico e potenzialmente sia un rovistare. Ah, no, non può farlo, è vero, scherzavo, non può farlo. Deve C'è scegliere cosa. quell'interazione che cado sempre vittima anch'io. Mi piacerebbe tantissimo poterlo fare, ma. Già, non, ricordiamo che per quanto non sembri che voi possiate mettere in pila il Mystic Shot e poi giocare a rovistare, non è vero, non funziona così. Nonostante l'animazione vi faccia sembrare che il gettone del Mystic Shot sia in centro al campo, fin tanto che non premete il tasto OK per dare effettivamente il via libera alla partenza di quel colpo mistico, il colpo mistico risulta ancora nella vostra mano. E quindi rovistare non vi può chiaramente permettere di. Non vi permette di scartare una singola carta, è quello che avrebbe voluto fare in questo spot. Abbiamo qua un Giuranda oramai sui talloni che cerca di recuperare. Era arrivata anche la Jinx dalla sua, ma purtroppo si troverà il prossimo turno
a giocare sì Jinx, sì lo sperimentatore, ma non riuscirà assolutamente, cioè non riuscirà molto probabilmente a portarsi a casa la vittoria a questo punto. Xatons gode della lock, gode di tutto, diciamo, quello che può desiderare il suo mazzo. Swain è voluto più Leviatano e dovrebbe siglare la fine di questa partita. Ma se la gioca fino all'ultimo, giurando giustamente, sperando magari in non so cosa, magari c'è uno scenario in cui ce la può fare. Setup in effetti no, non può. Penso sia solo spirito agonistico che tiene in piedi Giuranda, perché non arriverà nemmeno a poter giocare il prossimo turno. Sul passaggio arriveranno i 3 danni portati da Leviathan di Xatoms, e quindi sancito ufficialmente il GG con le carte che vedete in board e nelle mani di due players. Non c'è scampo, 2-0 Xatoms. Altra giornata a secco per la classifica di Giuranda. Non so davvero cosa stia pensando, ma sana abitudine quella di considerare tutte le opzioni Sì, quando il game sembra finito. perché comunque lui qua può andare a scartare lo sperimentatore, creare due poro e con i poro andare ad attaccare e a generare il missile. Quindi potrebbe fare qualcosa, ma a tutti gli effetti può fare massimo 6 danni. Mi piace questa linea che sta immaginando Giuranda, ma potrebbe utilizzare lo sperimentatore per pescare e vedere che cosa gli dà il destino a questo punto. Ma non ha abbastanza mana per fare tutto quello che vuole. Peccato perché se avesse avuto i mana il turno precedente, non 3 da parte, ma ben 4, avesse potuto calare Jinx, questo turno avrebbe avuto degli spot. Sì, è Avrebbe vero. avuto quella possibilità, quella scintilla, quella chance che gli manca adesso, chiaramente, inesorabilmente, da parte di Xatoms, che può passare, può schierare secondo Leviatano. Potrebbe addirittura fare rovistare Xatoms e andare a cercare un sparo, un singolo danno diretto che finisca la partita da parte dell'avversario. Il game è ragionevolmente finito, e penso sia Sì, chiaro adesso anche sì. agli occhi di Xatoms, che vede ormai in missia che è l'ultima carta giocata da parte di Giuranda. GG Axatoms, che si porta a casa un onesto 2-0 a pilotare dei mazzi che no, non banali. Qua coadiuvato da una buona mano, ma dalla sua parte Giuranda comunque ha aggiustato bene entrambe le partite. Si è giocata decentemente bene, il mazzo non l'ha aiutato molto nel primo game, nel secondo già meglio, ma Axatoms è stato molto preparato. Ha visto doppio House Spider, che è stato appunto il sacco di carne, come lo definisci tu, ottimo per rispondere a quell'aggressione di cui è craving il Discard aggro, fino ad arrivare appunto all'inesorabile giocata di Swain più Leviatano, che chiaramente sigla la fine della partita per un aggro che si trova a dover bloccare ogni 3 pezzi, tutti i turni bloccati, i più forti peraltro, quindi impossibile da giocare. Go next! Sì, si corre tantissimo. Sono pronti i ragazzi, è pronta la nostra regia, sono pronti i nostri admin. Il prossimo match che andremo a vedere è il Valerio Perru contro Togodogo. L'analisi della lineup a tra pochissimo, dopo un breve break pubblicitario. You don't mess around when it comes to your play. So don't play games with your hardware. Get serious with Intel. 4 out of 5 gamers on Steam play on an Intel-powered PC. Because Intel delivers you the power needed to game like the pros. And gives you elite gaming performance on your favorite titles. So you can be game ready at any level. Intel. Don't play games. Cerchi un modo smart per creare il tuo stile? Che si tratti di barba e baffi perfetti. O di una barba incolta. Il look perfetto è il tuo. Semplicemente il tuo stile. Philips One Blade. There's always a way to make life better. Philips. Thank you.
na 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 na.